abruzzesi, un'affermazione limpidissima conquistata a denti stretti con grande autorità e determinazione. Solo nel finale i ragazzi di Mister Tobia hanno sofferto un po', gli avversari hanno provato di tutto per impedire la festa in casa Rossoverde, a dimostrazione che le voci di un presunto accomodamento della partita da parte di Ternana e Celano, ricorse più volte in settimana, erano solo una maligna invenzione. Il primo tempo della squadra rossoverde è stato letteralmente impeccabile, il Celano è stato subito aggredito e i frutti di questo istantaneo arrembaggio sono arrivati già al nono minuto quando capitan Scianni Manico, su azione susseguente a calcio d'angolo, ha spedito il pallone in fondo al sacco di testa, mandando così in visibilio compagni, panchina e naturalmente il pubblico di fede rossoverde. Al 37esimo, dopo che il secondo gol era stato sfiorato più volte, è arrivato il raddoppio. Altro calcio da fermo, una punizione questa volta dalla tre quarti, battuta da Giulio Forte, e impeccabile stacco di testa di Pochesci che lascia il portiere avversario senza scampo. A questo punto la partita sembrava oramai chiusa, ma due minuti più tardi ci ha pensato un regalo dell'arbitro, il calvo Collina di Bologna, a dare al Celano il gol del dimezzamento delle distanze. L'azione, viziata da un nettissimo fallo di mani in area di un giocatore abruzzese, è stata conclusa dalla zampata risolutiva di Barbetta. Nella ripresa la Ternana è scesa in campo provata dal dispendiosissimo primo tempo e gli avversari ne hanno approfittato per spingere in avanti. In qualche caso la retroguardia rossoverde ha anche corso dei rischi, ma la difesa ha sempre sventato puntualmente ogni pericolo. È finita ovviamente con il tripudio dei 7.000 sostenitori presenti sugli spalti dello stadio abruzzese e anche con quello degli oltre 2.000 ternani che hanno seguito con grande emozione e trasporto la radiocronaca diretta della partita diffusa in corso tacito a Terni dagli altoparlanti sistemati da Radio Galileo sotto la sua sede. Nonostante lo spareggio, che dovrà decidere o meno il passaggio della Ternana in Serie C1, sono molti quelli che ieri sera hanno voluto far festa lo stesso. Al rientro delle carovane di tifosi da Celano, centinaia di sportivi hanno invaso Piazza Tacito con striscioni, sciarpe e cartelli rossoverdi. Caroselli di auto hanno vivacizzato la tranquilla serata nel centro della città. Una festa anticipata, insomma, in attesa, speriamo, di quella vera che potrebbe far impazzire tutta Terni domenica prossima. E a proposito della sede dello spareggio, sono sempre più insistenti le voci che danno per certa la scelta fra gli stadi di Ancona e Macerata. La decisione ufficiale potrebbe comunque già aversi nella tarda serata di oggi. E in conclusione, ecco le parole di Mister Tobia al termine dell'emozionante partita di ieri a Celano. Mister Tobia, si dice beati gli ultimi che saranno i primi, l'adagio biblico va bene anche per questo campionato di C2, l'Andria è sempre stata dietro a Chieti e Ternana e lei è la prima ad essere promossa in Serie C1. Ma è promossa non per meriti suoi, perché ha fatto gli stessi punti nostri, è stata agevolata da un assurdo regolamento. Ecco, per la Ternana adesso si mette ancora seria, insomma. Bisognerà giocarsi ancora tutto. Ma noi ci siamo giocati sempre tutto, partita dopo partita, dove in ogni gara nessuno ci ha regalato niente, tutti gli avversari contro di noi hanno giocato la morte, oggi è stata la netta dimostrazione.